Celeste, prima della scuola media statale Padre Pio di Torre Maggiore. Ognuno di noi oggi vorrebbe esprimere le nostre riflessioni sull'attività BIMED. Secondo me questa attività è stata un'esperienza in cui abbiamo potuto esprimere la nostra creatività e aggiungere qualcosa di nuovo alle solite storie. E anche se non ci è capitato il primo o l'ultimo capitolo, abbiamo potuto dare il nostro contributo. Non vedo l'ora di partire per l'isola Tremiti per incontrare gli ideatori e giocare con gli altri partecipanti. Anche la conferenza via Skype con il direttore Andrea Iovino è stata un'esperienza per porre domande e per raccontare quello che avevamo fatto. Buonasera, sono Emanuela Bellantuno, frequento la classe prima A della scuola media Padre Pio di Torre Maggiore. Questa iniziativa all'inizio non mi è piaciuta tanto perché pensavo che era una cosa di come tutte le altre, però poi mi ha entusiasmato perché avevamo l'opportunità di esprimere la nostra immaginazione scrivendo una storia. Questa iniziativa mi è piaciuta molto, spero di poterla rifare l'anno prossimo e non vedo l'ora di partire per le isole Tremiti. Ciao, io sono Pasquale del Partiti della classe prima A di Torre Maggiore, Padre Pio. Questa esperienza della BIMED mi è piaciuta molto, ma quando quel giorno la professoressa Menta ha pronunciato la parola BIMED, pensavo che fosse una lezione come tutti gli altri giorni, ma invece mi sbagliavo, era che dovevamo scrivere un capitolo di un libro. Quando ho sentito quella parola, tutte le mie idee mi venivano in mente e quando ci siamo messi in gruppi ci siamo confrontati tutte le idee tra di noi per formare un capitolo, cioè il sesto. Questa esperienza mi è piaciuta molto e quindi spero che la rifaremo l'anno prossimo. Buonasera, sono Angelo Risadora e frequento la classe prima A, ho 11 anni. Vengo da Torre Maggiore e ho già sentito parlare dell'iniziativa della BIMED, per questo mi ispirava molto questa opportunità di poter lavorare in gruppo con gli amici, di poter esprimere le proprie idee e credevo che comunque nelle prime non si facesse, però quando la nostra professoressa ce l'ha detto ero molto felice. Ho apprezzato insomma il fatto di lavorare in gruppo e ho apprezzato anche la videoconferenza che abbiamo fatto con il direttore Andrea Iovino, in cui abbiamo potuto chiarire i nostri dubbi, abbiamo potuto parlare, confrontarci e abbiamo potuto anche, come dire, parlare. Infatti alcuni della nostra classe, compresa me, hanno avuto l'opportunità di dialogare un po' con il direttore. E mi piace anche il fatto che possiamo andare alle isole Tremiti per incontrare di persona tutte le scuole che hanno partecipato e per incontrare di persona anche il direttore e anche per fare delle attività molto divertenti, per imparare, per esplorare, per divertirsi. Ciao, sono Francesco della scuola media statale Padre Pio. Oggi vi parlerò dell'attività della BIMED. Quando la professoressa ci ha parlato che dovevamo fare un'attività sulla BIMED, non ero molto eccitato, però quando ha parlato di un testo ero super eccitato all'idea. È stato molto divertente collaborare insieme ai nostri amici e realizzare il sesto capitolo. E infine sono stati scelti due testi che secondo il mio parere sono molto belli. Abbiamo avuto persino l'opportunità di incontrare su Skype il direttore della BIMED, Andrea Iovino, e anche se non ho avuto l'opportunità di parlargli, è stato tutto molto divertente. È stato molto bello scrivere il sesto capitolo, anche se a me sarebbe piaciuto scrivere il primo, perché avrei voluto incominciare la storia. È stato molto divertente l'attività della BIMED e spero l'anno prossimo di ripeterla. Buonasera, sono Michele Patella della scuola media statale Padre Pio di Torre Maggiore. Questa esperienza mi è piaciuta molto, soprattutto l'idea di realizzare un capitolo tra noi in gruppo. Quando la professoressa Metta ci ha detto dovremmo realizzare un libro per la BIMED, non mi è venuta molto simpatica l'idea, però dopo lavorando insieme le tre sono venute quasi da sole. Questa esperienza è stata molto bella, non vedo l'ora di collaborare con gli amici, con gli altri ragazzi che hanno realizzato gli altri capitoli e di andare alle isole Tremiti. Buonasera, sono Angelica Salcuni e ho 11 anni e frequento la scuola media Padre Pio di Torre Maggiore. Questa iniziativa all'inizio non mi entusiasmava molto, anche quando me ne aveva parlato mia madre non mi piaceva molto, però poi in classe quando ho iniziato a lavorare con i miei amici è iniziato a piacermi.
Infatti l'idea di elaborare il sesto capitolo mi è piaciuta. Volevo elaborare il primo, ma il sesto è andato bene. Mi è piaciuto anche il collegamento via Skype con il direttore Andrea Iovino, così abbiamo potuto chiarire i nostri dubbi e non vedo l'ora di andare alle Isole Tremiti per conoscere il direttore e tutti i partecipanti. Ciao, sono Marianna Piacinquebarmi e vengo dalla Scuola Media Padre Pio di Torre Maggiore. Questa esperienza della BIMED mi è piaciuta moltissimo per formare il sesto capitolo. Ci siamo divisi in gruppi per esprimere le nostre opinioni. Grazie anche alla collaborazione della professoressa Metta. Un saluto da Marianna, ciao. Buonasera, sono Giulia Miglione e vengo dalla Scuola Media Statale Padre Pio di Torre Maggiore. L'iniziativa della BIMED per me è, cioè, mi è piaciuta moltissimo perché ho avuto l'opportunità di chiarire le mie idee con gli altri miei compagni e soprattutto di creare un bellissimo capitolo, il sesto. Mi sarebbe piaciuto però realizzare l'ultimo capitolo perché avrei avuto l'opportunità di finire la storia e quindi concluderla, però anche l'idea del sesto non era male. Mi è piaciuta l'idea della BIMED anche perché ho avuto l'opportunità di diventare scrittrice per alcuni giorni.